Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, chiacchiericcio, come state? Spero bene. Dunque, allora, tanto mi è un po' meglio perché mi pare che siete un po' stortini, ma vabbè. Allora, questo video è per parlare un po' delle vacanze che ho fatto anni e anni fa a Roma. Voi direte, ma non ce ne frega niente, lo so. Però mi andavate a raccontarvelo lo stesso, di riproporvi questo video che non vi avevo più proposto in un altro canale, ma adesso ve lo propongo di qui, non importa. Allora, prima tappa, quando siamo partiti con l'aereo verso Roma, perché sono stata a Roma, prima tappa sono stata ovviamente a Piazza San Pietro. Piazza San Pietro è stata bellissima, mi è piaciuta tantissimo. Era fantastica, meravigliosa, nulla di più, perché come si può dire, Roma è Roma e a me piace Roma, si sa, è inutile che io vi dica una cosa per un'altra perché non è così, a me Roma mi piace da matti, ci ho lasciato il cuore a Roma, troppo bella e la adoro, quindi niente, allora, prima tappa a Roma, poi seconda cosa nelle catacombe di Priscilla. E poi ho mangiato in un buonissimo ristorante, era molto buono e spettacolare, fantastico. E niente, aspettate un secondo. Eccomi qua, mi ho tolto gli occhiali perché non mi piaceva come si vedeva il riflesso degli occhiali sulla cam del telefono, quindi ho tolto gli occhiali e niente. Allora, sì, mi sono tutta gli occhiali. Comunque, proseguiamo. Prima tappa Piazza San Pietro, poi seconda tappa sono stata nelle catacombe di Priscilla, non so come si dice però così, dove si rifugiarono i primi cristiani, e lì bellissimo, tutto bello, le catacombe di Priscilla bellissime. Bellissimo da una parte perché lì chi soffre di claustrofobia lo sconsiglio di entrare lì dentro, però io non soffro di nulla, di nessuna, cioè alcune, a parte le certe patologie che ho, ma claustrofobia, grazie al cielo, non ne soffro. Cioè stare al chiuso dentro non so che cosa, voi direte voi, ma come mai? Non lo so, comunque sorvoliamo questa brutta cosa, però è la verità. E niente, sono stata lì, in questo buco allucinante, tutto bello, tutto è, però almeno sono rimasta neanche 10-15 minuti, poi me ne sono uscita da lì, siamo usciti tutti da lì, tutto il gruppo della chiesa a partire da me, e c'era anche mia nonna ovviamente, e poi siamo stati a Porto San Giorgio, cosa non ho mangiato a Porto San Giorgio? Buonissimo, squisito, anche la prima sera che ero partita per l'uscita, cioè che ero entrata a Roma, ho sbarcato l'aereo per entrare a Roma, sì ragazze, c'era un ristorante con i fiocchi, molto buono, adesso non ricordo che ristorante fosse, però era molto squisito, eccezionale, peccato che all'epoca io non facevo ancora né video né niente, né recensioni su blog né niente, ma però in quest'epoca di adesso e potessi ritornare a Roma, fare una bellissima recensione su questo ristorante che vabbè, peccato, non mi ricordo il nome, però il nome era bellissimo, era un bel nome che non mi ricordo, ma vabbè, quando mai io. E ci ho mangiato benissimo, ho mangiato, se non erro, non so se la mattina o pomeriggio, non mi sa che solo alla sera, appunto, quando sono arrivati, perché poi l'indomani dovevo ripartire per un'altra frazione di viaggio, appunto, per un altro viaggio, e alla mattina pranzo, colazione, cena, no, solo
No, aspettate, sto confondendo, perché ho fatto solo la cena e la colazione per il domani. Raga, non potete capire, ma io penso di sì, perché io a Roma sono stata benissimo. Poi ho preso, a parte ho preso la benedizione del Papa, e va bene lì. Poi ho mangiato pranzo a sacco, come si suol dire, la pasta con la... Perché all'inizio, quando sono andata lì, per stare lì ore e ore sotto il sole cuocente, per prendere anche la benedizione del Papa, ovviamente ho, come si dice, come posso spiegarmi, ho mangiato della pasta col sugo, buonissima, squisita, troppo troppo buona, squisita, veramente buonissima. Non so come mi ripeto, ma ragazze, Roma è eccellente come posto. Roma è il mio, come si suol dire in spagnolo, sì, il mio corazon, troppo, troppo celestiale Roma, buona. Non voglio dire brutte cose, perché Roma è bella, è appunto celestiale perché è bellissima. Roma è la storia di tutto il mondo, stavo dicendo fregnaccio, ma a me piace Roma, c'è poco da fare, sono innamorata di Roma, a parte l'America, ma Roma rimane nel mio cuore. Poi sono stata a Porto San Giorgio, vi dicevo, lì ho mangiato una pasta, non so se no, aspettate, a Roma ho mangiato a cena pasta alla matriciana, ecco che sono arrivata lì, pasta alla matriciana, buonissima, squisita, colazione ovviamente cornetto con caffè o cos'era, no, cappuccino a colazione, poi un succo di frutta, che non so cosa, non mi ricordo se era albicocca o arancia, mi pare che fosse, no, aspettate, ho preso un tè per colazione, tanto per dircene una, perché io senza il tè non rimango, di solito quando ho mal di stomaco prendo tè o camomilla. La mattina dopo ho preso un bel tè col croissant, buono, da leccarsi i baffi. Vabbè, questo non ci interessa, a parte la colazione, tutto il resto mi sono preparate tutto quanto per partire in viaggio, eccetera, e poi sono arrivata al fatto scusate, ho dovuto fare la pausa perché per non stare lì sempre troppo a pensarmela. E Porto San Giorgio lì, buonissimo, anche lì, vabbè, non ci interessa, ci interessa il viaggio, lo so. Allora lì sono andata in un'altra chiesa ancora più bella. Ma vabbè, non dico che la piazza San Pietro non sia bella, però ho visto tante cose belle anche lì a Roma. Cosa ho visto a Roma? A parte piazza San Pietro, ho visto, vabbè, tante, non so come spiegarvelo. Cioè, chi va una volta ogni tanto lì, che è di passaggio per andare nella chiesa di piazza San Pietro, può immaginare cosa tutto c'è lì dentro. Io ho visto e sono rimasta con così pietrificata, perché interdetta, come so dire, scioccata, perché sciocco basita, perché la bellezza della chiesa di piazza San Pietro lì dentro, ma cosa, non è quella chiesa, è bellissima, è fantastica, quelle, non so come chiamarle, le fondamenta del muro, come si chiamano quelle cose lì? Non mi viene in mente quella corona che si vede lì con l'oreto, tutte quelle altre cose lì. Sì, vabbè, ci siamo capiti. Tutto un ornamento, tutta una cosa, tutto molto bello, era fantastico. Non saprei altro come descrivermi tutto quello che ho visto all'interno di quella chiesa. Era una cosa fantastica e spettacolare, direi, non oso dire, non ho altre parole in mente, bellissimo. Vedete, ma sono bellissimo, se dire, raga, se vuoi, che io penso che, io non credo che non tutti sanno quanto è bella Roma, perché tutti sanno quanto è bella Roma. Ho detto, ho scusato il gioco di parole, ma è la verità, a me piace Roma. Poi piazza San, po, no scusate, Porto San Giorgio, mi è piaciuto molto. Ah, ho visto anche la Bocca della Verità. Ma da lontano, ahimè, pazienza, ma vabbè, la Bocca della Verità è bellissima, fantastica, come l'ho vista in televisione, è bella anche dal vivo, ma molto più bella dal vivo che in televisione, ma vabbè, non credo che ci sia una differenza dal vivo o in televisione, però
Però, c'è un però, cosa? Quanto è bella quella fontana della Bocca della Verità. Ma volete capirlo voi? Mi piace da matti. Voi direte che bellezza. Mi piace, punto. E basta. Poi cos'altro c'è? Porto San Giorgio, ho visto tutto quanto, anche la chiesa lì, bellissima, quell'altra, spettacolare, anche lei. Ho visto anche dove c'era la poltrona, dove di tanto in tanto ogni papa che si rispetti si siede lì, anche il vecchio papa, come si chiamava? L'Olet Wojtyla, Paolo Giovanni II, si siede si sedeva lì, in quella corona, scusate, in quella poltrona. Tutto molto bello, tutto molto fantastico, direi. Scusate se io non so parlare bene, però per descrivere la gioia che vi vorrei trasmettere di quanto sono stata bene lì, in piazza, in tutto il viaggio che ho fatto a Roma, tra Roma, Porto San Giorgio e basta, perché non mi ricordo altre cose. Vabbè. Poi, altra vacanza che ho fatto invece, vabbè, Roma è bellissimo, Roma, perché Roma non si sfugge, ma Roma è divina, troppo bella, è fantastica, non voglio esagerare, ma questo è questo vi dico, perché a mio parere Roma è divina, è bellissima, l'amo. Lo so che volete dire che Roma ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma Roma è anche un cuore aperto a tutto il mondo, è bellissimo. Non so se si può dire così, ma io la penso così, è bellissima. Roma è la città eterna, come la chiamano, perché Roma è bella, perché Roma è veramente un pezzo di storia del mondo, tutta bella. Basta, non dico altro perché se no mi viene da piangere, è troppo bella. Poi, aspettate un secondo. Vi voglio raccontare che sono stata anche quando ero più piccola dalle scuole elementari. Sempre in vacanza in giro con la scuola elementare, i miei compagni sono stata ad Arborea, il castello della regina di Arborea, ed è stata bellissima, una bellissima vacanza. Vabbè, il castello era un po' pericolante, non molto, ma siamo stati attenti, non era molto pericolante, era tra il pericolante e l'insicurezza, non saprei come distinguermi dalle due cose, però. Era bella da visitare, su via, da, sì, mi è piaciuto molto. Poi ho mangiato tante cose belle, anche lì il mangiare era buono, gustoso, cioè, quindi, sempre, sto parlando anche della Sardegna, oltre che di Roma, oltre che del vecchio continente, anche di Roma, anche di, scusate, della Sardegna, dei posti belli che ho visitato qui in Sardegna quando ero bambina, ragazzina. Allora, bambina, diciamo, elementare ci sto parlando, sì? Allora. Cagliari, bellissimo posto. Ho preso anche dei souvenir che non mi ricordo più dove l'ho messi, ma forse non so manco se riuscirò a reperirli, perché mi sa che o sono in cantina o non so dove li ho messi anche io. Qualcosa, no, non voglio dire una baggianata, ma alcune cose forse le ho buttate perché si sono anche rovinate tra il trasloco di un'altra casa, tra il trasloco che viene qua, perché poi vi racconterò un altro momento. Che ho traslocato a questa casa, perché c'è stato anche un momento che questa casa, dove voi vedete che faccio video, è stata pericolante. Proprio così. Ma questo non c'entra niente, no? Variamo. Non divaghiamo, per favore. Allora, Melanie. Dunque, vi dicevo, Arborea, poi, bellissima, tutto, il castello, Letta Baldacchino, come si usava nei tempi antichi. Vabbè, in quell'epoca lì tutto bello, non vi racconto altro perché per me è allucinante, è un po' inquietante, ma bello lo stesso. Poi sono stata a Cagliari, meravigliosa, stupenda, fantastica anche lì. Voi direte, ma quante volte ripeti questa cosa? Perché evidentemente a me Cagliari è piaciuta molto. Sono stata sia in questi periodi sono stata a Cagliari, ma ci sono stata quando ero appunto bambina, per quello che ve lo voglio raccontare e dire, e emozionarvi in qualche modo, si trasferisce qualcosa da me. E, appunto, ho visto Cagliari in tutte le sue belle sfaccettature, come si suol dire, ho visto i vestiti sardi che indossano le donne
non solo dell'epoca delle feste sarde, ma anche vestiti antichi, tutto molto bello, fantastico. Gioielli sardi bellissimi. Ora non vi sto qua a descrivere perché sennò vi invito troppo lungo. Già, quanti minuti siamo? 14 minuti. Vabbè, perdonatemi, però mi andava proprio di fare questo video. Cos'altro dire? Sì. Aspettate un secondo. E rieccomi, allora, vestiti sardi, gioielli sardi, tutto molto bello, fantastico, era quel giro che ho fatto a Cagliari, stupendo, meraviglioso. Poi, dove sono andata? Ah sì, in un museo, dove hanno fatto vedere questi treni, che nell'epoca, vabbè, ottocentesche, perché parlo di un'epoca proprio preistorica, però inerente all'Ottocento. C'erano questi treni dove le signore e i signori si sedevano a prendere il tè, il caffè, quel che era. Un treno meraviglioso, era un po' inquietante, dico inquietante perché io questi treni non li avevo mai visti in vita mia, se non che nei libri di scuola, eccetera. Però cose belle non l'ho mai vista in vita mia, se non che dal vivo. Ma una cosa, mi sono anche un po' seduta una volta in quel treno, nel senso che ce l'ho fatta accomodare una guida con altri bambini, bambini che erano come me, vicino a me. E ce l'ho fatta entrare uno per volta perché erano molto delicati, questi treni molto un po'. Sì, delicati appunto. E ho detto, oh che bello questo treno. Infatti era molto bello, molto delicato, molto accogliente. E poi però mi sono alzata, ovviamente sono andata al mio posto. E poi, oltre all'altra cosa ho visto, tanto il telaio dove si telavano, dove le donne, non solo trecentesche, ma anche altre donne non dell'Ottocento, telavano, facevano il tessile come sono, tappeti, non mi viene in mente, i tappeti, oltre ai tappeti che telavano, vabbè, anche i vestiti, queste robe così, facevano a maglia, come si fa tuttora adesso. So che in tempi antichi si faceva in modo tutto molto diverso. Le macchine, non c'è bisogno di sto lì troppo a entrare nei dettagli, però chi è sarda come me può capire, e forse penso che ci arriverà benissimo a capire come telavano, eccetera, e cucivano i vestiti a mano e via discorrendo. Poi, cos'altro dirvi? Anche come stiravano gli indumenti dei vestiti sardi, eccetera. Insomma, era tutta una cosa, un mondo che noi adesso ce lo scordiamo. Perché? Perché tutte queste cose oggi, grazie, anzi, non so se dire grazie o per colpa della tecnologia, non facciamo quasi più. O se stiriamo con dei. Vabbè, non voglio dire fregnacce, però abbiamo tutti, o non stiriamo o scuotiamo i nostri indumenti, le nostre robe di dosso. Sì, così facciamo. Vabbè, avete capito come facciamo di solito. Anziché li facciamo asciugare l'asciugatrice, o tra aver lavati e via discorrendo. Però ci siamo capiti come ci siamo evoluti noi sardi, noi esseri umani, eccetera. Poi, cos'altro dirvi? Sì, vabbè, ho visto un sacco di cose di come erano i tempi antichi i nostri antenati sardi, tutto lì. Poi, cos'altro dirvi? Vabbè, le carrozze che ho visto in un museo molto largo, gigante, molto vasto, le carrozze che si usavano in quegli anni lì. Sempre ottocenteschi, novecenteschi, sì, mi pare di sì, se non sto andando in vano, pare di sì. E basta. Tutto lì che ho visto il mio. Come si chiama? La mia gita, altro non vi sto qua a raccontare se no esce troppo lungo il video. Comunque, era tutto quanto sono arrivata. Upla, ai 19 minuti, va bene ragazze. Io ora vi lascio perché questo video termina qua. Il prossimo lo racconterò in un altro video a venire, a seguire, scusate.
Oggi non riesco a parlare perché sono stanca e c'è caldo, però appena riesco, che o mi trucco o faccio altro, vi descrivo in piccoli tratti quello che mi è, come dire, quello che mi è, scusate, quello che ho sentito, quello che ho udito e quello che ho, cioè quello che ho preso appunto negli anni crescendo. Tra la scuola e la vacanza che ho fatto a Roma, perché non è finita qua, ce n'è altre, ma non voglio annoiare troppo, quindi stay tuned per vedere altri video se vi interessa. Perché mi piacerebbe molto fare questo tipo di tema inerente alla vacanza che ho fatto negli anni passati, quando ancora non ebbi il canale, ok? Ciao, scusate se già ne ebbi, non lo so, comunque, siamo capiti, quando ancora non avevo canale YouTube. Comunque, un bel pollicione in su se sto video non vi ha annoiato, commento e iscrizione al canale YouTube e, perché no, attivate la campanella qualora voi decidiate di tenervi aggiornati sul mio canale YouTube. Ciao, presto, un bacio. Ora mi metto gli occhiali, ma intanto chiudo. Ciao.